Alcune famiglie ucraine sono già state accolte in città, mentre si prevede l'arrivo di molte altre nei prossimi giorni. La Caritas diocesana, infatti, dopo la raccolta fondi, è al lavoro per coordinare l'accoglienza anche nelle parrocchie e istituti religiosi, pensando anche ad un altro aspetto, quello dell'integrazione. La Caritas già da diverso tempo ha realizzato un formulario che è possibile compilare attraverso un link dove ci si può iscrivere dando la propria disponibilità. Questo formulario è rivolto sia alle parrocchie che agli istituti religiosi o alle singole famiglie che hanno dei locali a disposizione per ospitare. Il vescovo ha affidato, diciamo, tutta questa attività di coordinamento che riguarda l'accoglienza ai due uffici principali della Caritas e della Migrantes, che sono tra l'altro gli uffici che partecipano anche al tavolo anticrisi che ha costituito il prefetto di Caltanissetta. Si sta appunto organizzando l'accoglienza e l'ospitalità, prevedendo anche possibile arrivo di numeri più elevati. Il lavoro della Caritas non si esaurisce solamente nella progettazione, nel mettere, diciamo, in atto tutti quegli strumenti necessari per l'ospitalità e l'accoglienza immediata, ma cerca anche di guardare più in là, di guardare oltre, ovvero di pensare anche, iniziare almeno a pensare, a dei possibili processi di integrazione e di inserimento di queste famiglie, perché trattandosi comunque di un'accoglienza e di un'ospitalità a lunga durata, si cerca di anche pensare a come poi si possono aiutare queste famiglie a inserirsi e integrarsi nel migliore modo possibile all'interno del nostro tessuto sociale, e quindi dalla regolarizzazione dei loro documenti all'apprendimento della lingua italiana, a quello che può essere un sostegno, un aiuto anche di inserimento lavorativo, a quello che è anche l'inserimento dei bambini e dei minori nelle scuole, come già in parte sta avvenendo.